Buongiorno Anthony Di Stefano, Live Sicilia. Non le domando né modulo né recupero dei giocatori, le domando essenzialmente che sensazioni si porta da appresso dopo questi primi giorni di lavoro, che sensazioni prova, nutre per la partita di domani, che è una partita inevitabilmente che già è un piccolo banco di prova, perché sarà importante comunque già fare risultato. Già è alla prima, è un esordio, però conta fare risultato. Allora, sensazioni molto positive, nel senso che la squadra ha dato nella sua totalità, ho parlato anche con molti di loro privatamente e devo dire che tutti sono molto partecipi, tutti hanno mostrato la voglia di risolvere questa situazione. Ho visto entusiasmo, partecipazione, voglia di fare, e quindi per la settimana sono molto soddisfatto. Poi ovviamente domani c'è la prova rettangolo verde, e quella ovviamente mi aspetto, quantomeno da un punto di vista emotivo, un atteggiamento diverso. Quello domani me lo aspetto. Poi ovviamente dal punto di vista tattico i giorni e gli allenamenti sono stati troppo pochi per poter trasferire tutte le informazioni su quello che vorremmo fare e che vorremmo andare a fare. Però insomma pensiamo che il lavoro che abbiamo fatto sicuramente darà un qualcosa di diverso. Soprattutto, ripeto, dal punto di vista caratteriale e di approccio alla partita, quello me lo aspetto. Buongiorno mister, Francesco Rosa, Rai TV. Sinceramente c'è un po' di emozione da parte sua, diceva l'altra volta, chiamiamolo un altro esordio, no? La terza volta, ha già detto nei giorni scorsi che vuole completare una cosa che non si è completata precedentemente, ma quando scenderà in campo si vedrà davanti il pubblico rosso-azzurro, eccetera, ci sarà un po' questo tuffo al cuore? Io non so a che numero di presenze con la partita di domani ho raggiunto a Catania, non so essere esatto nel numero delle panchine che ho fatto al Catania, però le posso dire che a me mi ha emozionato ogni partita in cui mi sono seduto sulla panchina del Catania. Quindi poi il fatto che domani sia l'esordio sicuramente qualcosina in più, ma io quando ho avuto la fortuna di fare l'allenatore di questa squadra è sempre stata un'emozione sedermi in quella panchina in ogni partita. Detto prima sulla tattica, ovviamente poi magari approfondiamo diversamente dopo aver visto la partita di domani, ha valutato la possibilità di cambiare un po' la posizione in qualche modo per quello che è stato sinora a Chirico? Grazie. Allora, cambiare la posizione a Chirico dopo 12-13 anni di carriera diventa un po' complicato, no? Perché comunque uno la sua mattonella lui l'ha individuata già da tempo. Poi ripeto, non è neanche che abbiamo avuto tantissimo tempo per poter preparare un qualcosa di totalmente diverso. Io sicuramente, ho parlato anche con lui, sicuramente mi aspetto delle cose diverse da lui rispetto a quelle che gli ho visto fare in queste partite. Sicuramente non solo per colpa sua, perché probabilmente la squadra ha trovato rifugio mentale nella scaricare la patata bollente a Chirico, il quale va solo elogiato per essersi preso sul gruppone magari il Catania in una situazione difficile, no? Non è che ha ributtato la palla avvelenata a qualcun altro. Si è preso le responsabilità e ha cercato di trascinare, tecnicamente di trascinare. Ovviamente io le ho chiesto cose non completamente
di abbandonare il suo modo di giocare, che l'ha reso un giocatore importante per la categoria, ma di mixare alcune giocate nell'arco della partita, perché se fai sempre la stessa giocata, lo marca anche Vanigli, che ha 51 anni, perché se fai sempre la stessa cosa, ovviamente diventi prevedibile. Se invece cominci una volta a venire dentro, una volta andare lungo, una volta a venire incontro, ogni tanto spostarti, ruotare, allora per l'avversario di turno che lo affronta può essere sicuramente un problema. Lo è ugualmente, perché comunque è un giocatore che anche con l'uomo alle spalle, marcato da due... Il problema è che se fai delle situazioni come fa lui, dove magari tiene la palla 10-12 secondi, dove dribbla uomini, li ridribbla e poi li ridribbla ancora, poi arriva il tiro e le gambe si sono nel frattempo indebolite, no? Quindi anche il tiro magari poi perde efficacia. Quindi lui deve cercare di restare il più possibile nella sua posizione. Grazie. Niente. Buongiorno mister, Edoardo Palma, Globus Television, ho due domande per lei. La prima riguarda gli avversari, sappiamo che la Turris ha fatto un buon inizio di campionato, adesso si trova in un momento di difficoltà e sembra essere la partita di domani l'ultima spiaggia per l'attuale allenatore. In virtù di queste notizie di cronaca, che Turris si aspetta al Massimino, una Turris agguerrita o magari una Turris un po' più spaventata, dato la situazione dell'allenatore? Dite che abbiamo visto... molte delle quali noi solitamente guardiamo le ultime 4-5 partite degli avversari prima di giocarci contro, e devo dire che nonostante questa striscia di sconfitte l'atteggiamento è un atteggiamento offensivo, spregiudicato, garibaldino, quindi non sembrano da un punto di vista mentale non aver subito più di tanto questo filotto di sconfitte. La squadra mi sembra, abbiamo visto anche l'ultima col Monopoli, comunque una squadra molto propositiva, ti viene a prendere alta, insomma non ha rinunciato, non mi pare di aver notato che ci siano state delle accortezze di magari di un po' più di accorgimenti difensivi per cercare di superare questo momento. Quindi mi aspetto la solita Turris, anche perché l'allenatore con idee molto chiare vicine a quelle di Gasperini, quindi 3-4-3 molto offensivo, pressing a tutto campo, insomma una squadra che non mi sembra, onestamente, a vederla giocare non si ha la sensazione che possa essere una squadra che viene da 5 sconfitte consecutive. E ovviamente, giustamente come hai citato te, è una squadra che ha fatto una partenza molto importante, è stata prima in classifica, è andata a vincere in dei campi importanti e giocando anche bene al calcio, quindi sicuramente non sarà una partita semplice, come in questo girone non ce ne sono di partite semplici che hai già vinto prima di giocare, e anche noi dal nostro canto dobbiamo riprendere un certo tipo di discorso, quindi sarà una partita molto scoppiettante. La sensazione è che si affrontino due squadre che sicuramente avranno una spiccata offensività. I giovani, sappiamo che il Catania ne è pieno, levando i titolarissimi Beters e grandemente impiegato Castellini, per quanto riguarda l'impiego di Maffei, ritorno di Chiarella e Privitera, qual è la sua idea? O su un impiego graduale oppure pensa di inserirli in pianta stabile in prima squadra? Allora, domani è una partita a parte, l'ho già detto anche ai calciatori, ovviamente sarò chiamato a dare i primi 11 che scenderanno in campo, ma ovviamente le mie scelte saranno condizionate soprattutto da un punto di vista poco da quello che ho visto questa settimana, ma più che altro da quello che è stato fino ad oggi, no? Poi è chiaro, qualcosa di mio cercherò di mettere, però ripeto, i giorni non sono stati tantissimi per proprio stravolgere completamente tutto, quindi di questa è una cosa che devo tenere in considerazione. L'unica cosa
che posso dire che io non ho mai guardato la carta d'identità, lo sapete qui, lo sanno a Terni perché giocavo stabilmente quest'anno con 2004-2005 in campo titolari, quindi quello che voglio è creare una sana competizione in ogni ruolo, a prescindere dall'età e dallo storico dei giocatori, che sicuramente in un inizio può contare, ma poi devi dimostrare ogni volta, perché se no bisogna lasciare spazio a altri, e quello è fuori discussione. Quindi, ripeto, a parte domani, poi ci sarà competizione. Dalle mie parti si dice che ce l'ha più lungo se lo tiri. Quindi starà a loro, la formazione col tempo la faranno loro, per quello che mi faranno vedere negli allenamenti, per quello che mi faranno vedere nelle partite, poi magari a parità di condizioni, a parità di garanzie, di prestazioni, magari conterà anche altri aspetti, la maggiore attitudine a giocare in certi stadi, con un certo pubblico, lo storico della carriera che hai avuto, però devono essere alla pari tutti, perché se no l'allenamento si abbassa di intensità. Se te non metti tutti, non dai a tutti la possibilità di credere di poter essere titolari nel Catania, si abbassa il livello dell'allenamento, si abbassa l'intensità dell'allenamento e quindi di conseguenza non diventa un allenamento allenante. Mister, buongiorno. Federico Lo Giudice, Chance Bet News. Due sole domande. La prima, ha sostenuto solo sei allenamenti, quindi poco, però si aspettava la situazione che ha visto in questi giorni, meglio o peggio di quello che si immaginava? E se Di Carmine torna a disposizione della squadra per domani? E anche Deli ritorna diciamo, a disposizione, poi faremo le dovute valutazioni per capire come e quanto. Io l'ho detto il giorno della presentazione, a volte i risultati fanno sembrare una squadra più brutta di quello che realmente è, e di questo ne sono convinto da sempre. Quindi sicuramente le risposte sono state in linea con quello che mi aspettavo, cioè una squadra che ha dei valori tecnici importanti, che per un motivo o per un altro non è ancora riuscita a esprimerli, perché c'è stata una mancanza di continuità di risultati. Se noi riusciremo a lavorare su questi ragazzi cercando di ottenere il massimo da qui al 1º gennaio 2024, cercando di ottenere più punti possibili, e cercando di tirar su un filotto di risultati positivi. Noi questo dobbiamo fare, in questo senso sono fiducioso. Enzo Stroscio, Globus Television. Mister, buongiorno, ben trovato. Due domande flash. La prima è: che tipo di strategia avete fatto in questi giorni di surmenage lavorativo sul campo con il preparatore atletico? Abbiamo, come vi avevo detto, noi cerchiamo di allenare l'alta intensità. Questo a prescindere, l'avremmo fatto uguale anche se la squadra non ne avesse avuto bisogno, perché comunque oggi nel calcio si allena quella, perché bisogna cercare di essere competitivi per 100 minuti fisicamente, oltre che alla prestazione mentale, che assume anche più valore della condizione atletica. Noi abbiamo lavorato su quello, proponendo esercitazioni che cominciano a dare degli input da quel punto di vista ai giocatori, anche perché il calcio camminato non mi è mai piaciuto. E quindi è chiaro che non è che in due sedute di allenamento, in tre sedute di allenamento, in 10 giorni, in 15 giorni, la condizione atletica la ribalti completamente, no? Però sicuramente anche lì, nell'interpretazione della partita, qualcosa mi aspetto di vedere. Magari non per tutta la durata della partita, però qualcosa mi aspetto di vedere anche da un punto di vista dell'intensità. Abbiamo 5 cambi e quindi dobbiamo sparare.
quello che abbiamo. La seconda è un po' più personale. In questi giorni c'è stata la presenza della società nelle figure del vicepresidente, di Lodi e di altri durante gli allenamenti. Ti senti sotto osservazione? No, io diciamo, premesso che un allenatore deve sempre mettersi in discussione, no? Per mettersi in discussione per cercare di trovare sempre delle nuove soluzioni e sempre cercare delle nuove anche metodologie di campo, no? Quindi io mi sento sempre sotto osservazione con me stesso, perché la sera quando mi lavo i denti e mi guardo allo specchio voglio essere tranquillo di aver fatto il massimo che potevo fare ogni giorno, non solo a fine partita, ma ogni giorno. La possibilità di dire, di andare a letto sereno o quasi sereno, perché io sono un inquieto di natura, quindi insomma diventa difficile essere sereni, però io mi sento in primis con me stesso. Poi ovviamente so che c'è una società che mi giudicherà in base ai risultati, in base alla gestione, ma com'è normale che sia, perché poi tanto nel calcio, come diceva il buon Mazzone, l'essenza del calcio è fare gol e non subirlo, poi come se giochi bene, giochi male, l'importante è vincere le partite. Io ho sempre cercato di far giocare bene le mie squadre e spesso ci sono riuscito, però ovviamente anche in questo momento diventa importante per noi fare punti, perché io sono convinto che se cominciamo a fare punti vedremo delle cose che questi ragazzi possono fare che al momento non hanno ancora dimostrato. Grazie. Niente. Buongiorno, Attilio Scuderi, catanista. Una mia curiosità su due giocatori, Castellini e Bocic. Che impressioni le hanno dato? Perché sono due prospetti che possono consegnare tanto dal punto di vista tattico. Un Castellini che è dietro, almeno da come l'abbiamo conosciuto nell'ultimo anno e mezzo, dove lo metti suona, può fare braccetto, può fare quinto, può fare tanti ruoli, può fare terzino semplice. E Bocic, data la sua esplosività, può regalare tanto, perché uno che vuole profondità, vuole l'uno contro uno. Ecco, che sensazione le hanno dato? La sensazione di essere dei giovani giocatori bravi che possono e devono diventare quello zoccolo duro nel tempo, a prescindere dal fatto se faranno quest'anno 30 partite o 15 partite o 20 partite, il Catania ha la necessità di creare una propria struttura forte all'interno di uno spogliatoio, no, perché comunque questa è una squadra che arriva, questa è una società giovane, cioè un anno e mezzo di vita. C'è stato un gruppo che ha vinto la Serie D e poi un gruppo che nuovo di diversi giocatori che è arrivato quest'anno a Catania. Quindi io fino a che starò qui cercherò di lavorare nel creare quello zoccolo duro di 5-6 giocatori che siano dei riferimenti per tutti, che facciano capire a quelli che arrivano, che arriveranno nei prossimi mesi o nei prossimi anni, cos'è la partita di calcio a Catania, cos'è il Catania per i catanesi. Quindi non dover sempre ricominciare tutto da capo ogni anno, no? Perché se ogni anno se non si raggiunge, dicevo anche ai ragazzi, no? Il campionato di Serie A quant'è che esiste? 130 anni se non sbaglio. Se uno va a prendere una società gloriosa come l'Inter o anche la Juve stessa, l'Inter ha vinto 19 scudetti, vuol dire che 111 volte ha visto vincere gli altri. La Juventus, che è la Juve, ne ha vinti 40, la memoria non so, 90 volte ha visto vincere gli altri, no? Quindi io ho detto ragazzi, vedete ragazzi, in un percorso di un calciatore sono più i momenti brutti che quelli belli, perché non è che ogni anno vinci il campionato, no? Ogni calciatore, i più bravi, ne possono aver vinti a fine carriera, 15 anni di carriera, 18 anni di carriera, possono aver vinto 2-3 scudetti, 2-3 campionati, ma non è che vinci, fai 15 anni di carriera e vinci 15 campionati. Quindi abituatevi, non dovete viverla come un problema, perché tutti i calciatori, vale lo stesso per un allenatore, cioè, se uno allena, uno magari può allenare 30 anni, vincerai 3, 4, 5 campionati massimo, non è che vinci, e non è che gli altri anni fallisci, gli altri anni costruisci,
e devi costruire un qualcosa che durerà nel tempo e che consegnerai poi un domani ad altri tuoi colleghi, se verranno. Ma oggi il Catania ha bisogno di una sua struttura solida, caratteriale, carismatica e tecnico-tattica all'interno della rosa, perché quei giocatori lì che dovranno riessere i Lodi, i Marchese, quei giocatori lì che hanno fatto per tanti anni le fortune del Catania anche in altre categorie. Tatticamente proprio, Castellini, come lo hai visto in questi giorni? È un giocatore che ti stuzzica più nella difesa 3? È un giocatore che ti stuzzica di più sull'esterno? È un giocatore universale. Universale, e noi ne abbiamo tanti, e domani vedrete che noi abbiamo tanti giocatori che possono darci più soluzioni all'interno della partita. Domani vedrete che in una certa zona del campo sarà così. Che riguarda il centrocampo, che secondo me è stato quello che ha avuto più difficoltà in questi primi mesi, anche nel cercare di capire se deve avere un metodista o non lo deve avere, la posizione di Quaini, se Quaini può essere veramente un centrale di difesa anche più moderno, che può cominciare anche lui la costruzione, e anche il ruolo di Rocca e di Zammarini, perché sono delle mezzali che riescono a strappare, che riescono a dare superiorità, hanno gamba, diversi da Zanellato, da Deli, che invece sono un po' più compassati, che però hanno caratteristiche buone. Deli è più mezzala o più sottopunta? Ecco, Lucarelli si sta interrogando su tutto questo. Deli può essere in un centrocampo a tre, può essere quel giocatore più offensivo che si va a mettere tra le linee e va a accompagnare gli attaccanti, come può essere un trequartista puro. È nelle sue facoltà. Quindi noi, quello che ha premesso, che poi è rientrato ieri in gruppo, quindi insomma anche lui va valutato, però a me piace questa varietà, perché poi a me tatticamente mi piace anche di trovare delle posizioni intermedie, no? Perché oggi, se lo fai bene tra le linee, riesci a fare male; se riesci a metterti tra le linee dell'avversario, riesci a fare male. Noi abbiamo dei giocatori che ci consentiranno di poter cambiare modulo anche più volte all'interno della partita senza fare sostituzioni. Salve mister, buongiorno. Max Lica di Pianeta Catania. Vorrei farle una domanda, diciamo, un po' più generale, perché lei è al suo terzo mandato qui a Catania, no? Le volevo chiedere le differenze. So che sono passati pochi giorni, ovviamente, ma lei a Catania viene spesso, è venuto spesso, no? È rimasto attaccato alla nostra città, e questo lo sapevamo ancora prima che lei giungesse nuovamente qui a Catania. Ecco, che differenze nota, se le nota, fra l'ambiente o gli ambienti che ha lasciato qualche anno fa e quello attuale? Sono cambiate diverse cose, è cambiata la società, è fallita una società gloriosa che lei ha guidato, adesso c'è uno stadio non nuovo ovviamente, ma sistemato. Ecco, che differenze, se ci sono delle differenze nota fra gli ambienti che ha lasciato e quello attuale? Bah, ovviamente senza togliere niente a nessuno, anche perché io comunque la vecchia dirigenza posso soltanto ringraziarla, perché per due volte mi ha dato la possibilità di allenare a Catania e di conoscere questo ambiente e di entrare anche in sintonia con la città, con i tifosi e tutto l'entourage che ruota attorno alla squadra. Sicuramente prima avevamo un bellissimo centro sportivo dove io peraltro ho abitato per due anni, perché questa è la prima volta che prenderei casa a Catania, perché io solitamente vivevo a Torre del Grifo. Sicuramente ci sono delle differenze. Le prime due esperienze erano fortemente condizionate da una situazione economica
che ovviamente creava apprensione un po' a tutti, no? Quindi ovviamente eravamo sempre così a 360 gradi sia sul campo che fuori dal campo, impegnati dentro il campo e fuori dal campo, e molto spesso non riuscivamo a fare quello che volevamo fare o quello che sarebbe stato giusto fare. Ora ovviamente c'è una situazione diversa che secondo me non mi sento, per correttezza e per onestà intellettuale soprattutto, di dire se è meglio o peggio, perché tanto poi tutti veniamo giudicati nello sport per i risultati. Però sicuramente oggi c'è una, nel sentir parlare la società, nel vedendo magari progetti per il centro sportivo, ieri siamo spesso con Grella a cena, parliamo a tutto tondo del Catania praticamente, e spesso io sono su in sede, quindi è la full immersion totale nel Catania, però percepisci la progettualità, percepisci che non c'è una proprietà di passaggio, percepisci che si vuole fare tante cose, e vengo anche interrogato su quelle che possono essere queste situazioni, no? Ne dico una, un progetto che parte da ragazzi del settore giovanile con dei campi che saranno a scalare, cioè ogni anno se vieni riconfermato vai nella categoria superiore, ti avvicini sempre di più al campo della prima squadra che vedi in lontananza, e quindi deve essere un obiettivo quello di partire magari dall'ultimo dei campetti degli esordienti e scalare la montagna fino ad arrivare nell'arbitro di un centro sportivo. Quindi ci sono tante cose che questa società sta facendo, perché la parola d'ordine che io ho sentito è quella di arrivare al grande appuntamento con le attrezzature da grande appuntamento. Perché oggi le infrastrutture per una società di calcio sono determinanti. Quindi è sicuramente due modi di vivere la quotidianità diversi, ripeto, senza nessun tipo di preferenza, perché sarei disonesto intellettualmente, perché io, se non fosse stato per la vecchia società, non avrei conosciuto questo ambiente. E quindi però io alla fine sono un po' da bosco e da riviera, quindi mi adatto bene a tutte le situazioni, sia nel casino che nella programmazione, no? Quindi anzi, credo che quello che ho vissuto nelle due precedenti esperienze, soprattutto nella seconda, perché la prima, bene o male, diciamo, la società non aveva ancora, non era ancora nella fase quella un po' più complessa, no? Il primo anno che sono venuto qui nel 17-18 ancora le cose venivano fatte in una certa maniera, si seguiva quello che era un po' la storia del Catania degli ultimi anni di Serie A, però io credo mi sia servita tantissimo. Cioè io, ogni volta che sono andato via da Catania, mi sono sempre sentito un uomo diverso, un uomo migliorato, e soprattutto anche un allenatore. Quindi ripeto, questa è la diversità. Prima si respirava l'emergenza, ora si respira la programmazione e la progettazione, che è una cosa bella perché è tutta da costruire. Niente. Buongiorno mister, Simone Vicino, City Zone, il quotidiano di Sicilia. Giustamente diceva prima, tatticamente troppo poco il tempo per trasferire i suoi concetti alla squadra, troppe poche sedute. Però in relazione alla difesa, volevo capire quale fosse la sua idea di partenza, se è una difesa a 3 o una difesa a 4. Grazie. No, a che ore ve le danno le formazioni? Mezz'ora di... No, all'1:30. Allora forse questo lo scoprirete all'1:30 domani, perché come ho detto, tanto poi quello che proporremo domani molto probabilmente sarà poi anche quello che proporremo in futuro, che cercheremo di proporre in futuro, perché poi non è detto che funzioni, no? Premesso che sono convinto che non sia un problema tecnico-tattico, ma sia più che altro una questione di sbloccarsi, e quindi una questione mentale, una questione psicologica, e su quello noi abbiamo battuto molto
in questi giorni. Però diciamo, io, una squadra deve saper fare tutte e due le cose, perché ci saranno delle partite che magari avremo necessità di metterci una maniera, magari anche solo nelle due fasi, magari potremo attaccare in un modo e difenderci in un altro o viceversa. Quindi io, la mia squadra deve essere una squadra camaleontica, perché le partite non sono tutte uguali, gli avversari non hanno tutti le stesse caratteristiche, e quindi noi bisogna essere bravi, ovviamente non a stravolgersi da una partita all'altra, però come ho detto prima, avere dei giocatori che se magari durante la partita ti rendi conto che non arrivi mai in tempo sulle uscite, non arrivi mai in tempo sulle scalate e devi nell'emergenza trovare la situazione, avere dei giocatori nei tre settori che puoi abbassare o alzare e dare delle soluzioni diverse alla squadra, quello sicuramente è una cosa utile. In mente la sua prima esperienza a Catania, in cui spesso vedevamo una squadra alternare 3-5-2, 4-3-3, anche quest'anno possiamo immaginare un'alternanza di questo tipo in base al tipo di partita, al tipo di contesto? Ma io penso che a Catania deve aver utilizzato tutti i moduli, l'unico che non ho mai utilizzato è il 4-3-1-2, poi penso nel primo anno sì, facevamo sia 4-3-3 che 3-5-2, anche lì in base, che poi una stagione è strana, perché io dico sempre, ci sono degli episodi che te non puoi controllare, no? Che ti danno i punti, che ti fanno fare la differenza, sono ovviamente le decisioni arbitrali, gli infortuni e incontrare le squadre nel momento propizio e non magari quando stanno particolarmente bene, no? Quindi quello ti muove la classifica, cioè quella è una forbice di 7-10 punti, errore arbitrale, infortuni, e trovare una squadra magari in un momento particolare difficile piuttosto che trovarla nel momento del filotto che stanno a 1000 all'ora, quelli sono punti che ti fanno, che ovviamente ti cambiano la classifica. Buongiorno Lucarelli, Claudio Cutuli per newscatania.com. A Terni lei ha spesso utilizzato quella che possiamo definire una figura retorica, quella del trattore, ovvero un mezzo umile, magari anche poco appariscente, ma che comunque permette di portare a casa dei punti. Allora le chiedo se questa è una similitudine che possiamo trasportare a quello che è il momento che sta vivendo il Catania, la squadra in questo momento, e soprattutto come se lo immagina, con quali caratteristiche si auspica di vedere questo trattore a tinte rossa-azzurre. Grazie. Il trattore era il secondo anno di Serie B. Primo anno era il carro armato. Coniamo questo nome alla squadra, e penso che sia quello più adatto da domani in poi, perché comunque noi dobbiamo rinsaldare tutto e essere granitici da questo punto di vista. Io ho promesso ai giocatori che la gente ci darà una mano e noi dobbiamo ovviamente da domani cercare di rinsaldare tutto, di fortificarci di quello che è stato e soprattutto di essere nelle condizioni mentali di reagire a ogni situazione, a ogni avversità che ci saranno, perché li ho detto anche ai ragazzi, non è che risolveremo tutti i nostri problemi domani, abbiamo bisogno di fare un percorso dove nessuno può sbagliare niente, né un atteggiamento né un allenamento, dove deve esserci tra di loro la massima unità di intenti. E ripeto, in questo senso la settimana è stata una settimana positiva. È stata una settimana positiva. Poi è vero, la partita è un'altra cosa, perché la partita poi subentrano anche dei fattori emotivi che possono condizionarti o in bene o in male. Però io ho visto la voglia di uscire da questa situazione, l'ho vista, l'ho respirata, l'ho percepita e sono convinto che domani qualcosa vedremo. Ultimi 5 interventi: Leonardo Russo, Damiano Tucci, Salvo Russo, Fabrizio La Rocca e Daniele D'Alessandro. Buongiorno mister, il campionato finora un po' difficile del Catania, sicuramente una difficoltà è stata quella di fare pochi punti tra le mura amiche, sono solamente 7 infatti quelli arrivati sui 15 punti racimolati finora. Secondo lei questa appunto difficoltà deriva unicamente dalla tensione che si respira nell'ambiente rossa-azzurro, ovviamente parlando dal lato dei tifosi, o magari c'è anche qualcos'altro? Grazie.
Sicuramente un conto è esibirsi alla Scala di Milano e un conto è esibirsi in strada, sono due cose completamente diverse. Qua per la categoria siamo alla Scala di Milano, quindi sicuramente per qualcuno può non essere facile. E per quanto riguarda l'arte, siccome sto invecchiando, mi dovete fare una domanda alla volta perché sennò mi scordo le seconde. Secondo lei la sentono in maniera eccessivamente pesante questa tensione? No, deve essere una cosa, come ho detto prima, deve essere una bella cosa, perché come ho detto, vincere a Catania non è come dalle altre parti, così come anche perdere a Catania non è come dalle altre parti, e quindi loro devono essere orgogliosi di essere stati scelti per cercare di vincere questo campionato. Questa deve essere una forma di fiducia, di orgoglio, non qualcosa che deve preoccuparli troppo. Buongiorno mister, Damiano Tucci, la casa di Cigia, lucadimarzio.com. Quella di domani sarà la sua prima al Massimino del nuovo corso. Tornando, diciamo, al suo lato emotivo, le chiedo quindi il ricordo più bello che si porta dietro in quello stadio. La prima domanda è questa, due domande per lei. Beh, tutti, ho delle partite che mi sono rimaste particolarmente, sai, io sono uno che non mi arrendo mai, no? Quindi mi ricordo magari delle partite dove abbiamo vinto all'ultimo secondo, all'ultimo minuto, in questo senso, in un momento, parlare magari del primo anno dove abbiamo fatto anche dei record vincendo 11-12 volte in trasferta, non mi ricordo, portando in gol 18-19 giocatori diversi nell'arco della stagione. A mio, nella testa, così, il gol con la Vibonese, la partita con la Vibonese dove fece con Mazzarani all'ultimo, non c'era sicuramente il pubblico che ci sarà domani, però quei 6-7 mila erano belli carichi, cioè si sentì, come mi ricordo anche la partita del primo anno con la Fidelis Andria, con rigore mi sembra al 90°, insomma. Questo è uno stadio che rievoca tante, solo cose belle tranne una. Quella ci ho provato, ma non riesco a togliermela dalla testa. Non era giusto che finisse così. Quindi quella devo, come ho detto in conferenza, devo cancellare il prima possibile. Devo provare a superarla, perché tutt'oggi, quando penso magari alla mia carriera, ormai siamo al 12° anno, quando dico che vai in superiorità numerica e dopo un minuto ti si infortuna Russotto alla spalla e viene ristabilita la parità numerica, dici porca miseria, poi pigli una traversa al 120°, senza considerare come abbiamo perso la partita dell'andata con un unico cross che sembrava anche di facile lettura, poi siamo riusciti noi per contro a toglierci da soli il pallone da dentro la porta, è qualcosa che è qui, un va né su e né giù. L'ultima, se posso, più dentro la partita, diciamo la situazione attuale, vorrei aprire con lei il capitolo Davide Marsura, che il ragazzo non è stato anche recentemente convocato per problemi personali. Come l'ha visto a livello psicologico e cosa pensa che gli serve per trovare la miglior versione di se stesso, visto che qui l'ha mostrata a corrente alternata, mentre la storia di Marsura, diciamo giocatore, la conosciamo bene ed è di caratura diversa. Vabbè, io non l'ho allenato a Livorno, però l'ho visto anche quando ha giocato a Livorno, il giocatore è sicuramente da categoria superiore. Io ho parlato con lui a lungo questa settimana, perché ovviamente ha avuto delle problematiche personali a casa che hanno fatto sì che non fosse disponibile per la partita precedente, perché in quella situazione probabilmente sarebbe stato difficile per chiunque essere
essere disponibile o comunque pensare di poter dare la massima prestazione alla squadra. Quindi io ho anche condiviso il fatto del permesso che gli è stato accordato, anche se non ero allenatore responsabile del Catania. Lui è un giocatore che potenzialmente è un giocatore importante, però lui non deve sentire il peso di sentirsi importante, anche perché io porto un'esperienza mia da calciatore, no? Io nel giro di 6 mesi sono passato dalla Nazionale e dalla Champions League a giocare in Serie B, 6 mesi dopo, no? E era un giocatore che in Serie A difficilmente andavo sotto i 20 gol all'anno, no? Una volta ho fatto anche capocannoniere in Serie A, quindi. E mi ricordo ci fu questa retrocessione col Parma, io decisi di rimanere perché non... ero arrivato a gennaio dallo Shakhtar Donetsk, mi sembrava brutto, arrivi, retrocedi, mi sembrava brutto andare via subito, anche se avevo la possibilità di farla, no? E decisi di rimanere in Serie B. E tutti si domandavano, chissà Lucarelli quanti gol farà in Serie B, no? Perché ne faceva 24, 23, 20 ogni anno in Serie A, figurati in Serie B, spaccherà le reti. Sono andato in Serie B a Parma, alla fine del girone d'andata ho perso il posto, ho fatto 12 gol, abbiamo vinto ugualmente il campionato, ma io ho perso il posto a favore di Paloschi, che era un ragazzino di 18 anni. Paloschi è vantaggiato, hanno giocato, io che 6 mesi prima avevo giocato Italia-Francia a San Siro davanti a 85.000 persone, sono finito in panchina. Perché non è che necessariamente quando scendi di categoria poi fai la differenza, perché ovviamente cambiano anche chi ti fa il cross, chi ti fa l'assist. Ovviamente quando scendi di categoria trovi meno qualità, no? Cioè magari in A e in B trovi dei giocatori che qualche volta ti fanno fare gol a porta vuota, devi fare proprio l'ultimo. In C magari scendi di categoria, può darsi che tu non abbia i compagni di squadra che abbiano la qualità che ti ha permesso magari in categorie superiori di esprimerti ad alti livelli, no? Perché se noi prendiamo un ragazzo di Serie C, la storia di Marco Biagianti. Marco Biagianti è stato preso dalla Serie C, mi sembra C2 addirittura o C1, non mi ricordo. È stato messo nel Catania in Serie A con tanti giocatori bravi e migliori per forza. Cioè, paradossalmente, quando te fai il salto, vai più su, allenandoti con i giocatori bravi, diventi bravo anche te. Quando fai il salto alla rovescia, cioè a bassi di categoria, può darsi che un'involuzione tu l'abbia anche te, perché magari i tuoi compagni di squadra, e non è questo il caso, però è un discorso generico, può darsi che magari quello che ti passa la palla te la passa un po' meno bene rispetto a quello che te la passava in Serie A. Quindi io ho detto, questo non devi preoccuparti, te devi essere sereno, fai solo quello che ti chiedo io e vedrai che ci troveremo bene e te avrai le tue soddisfazioni in questa piazza. Buongiorno mister, Salvo Russo, Globus Magazine. Due questioni che riguardano il campo. Pochi giorni ha lavorato con la squadra, probabilmente ha già evidenziato però uno che abbiamo segnato poco e solo con gli attaccanti. Lo ha detto lei poco fa, nella sua passata gestione segnavano un po' tutti. E quindi come riuscirà a correggere questo piccolo dettaglio? Piccolo per modo di dire. Le rispondo subito sempre per il motivo che se no mi scordo la seconda domanda. Semplicemente facendo partecipare la squadra tutta, quando dovremo difenderci e cercando di far partecipare nella sua totalità anche tutta la squadra alla fase offensiva. Quindi nelle due fasi cercare di coinvolgere più calciatori possibili. L'altra invece riguarda la fase di copertura, soprattutto quando non si è in possesso palla, e in queste prime 13 partite spesso si è evidenziato la poca cattiveria agonistica nel recupero delle seconde palle, e lì spesso ci abbiamo perso la partita, come domenica scorsa, no? Abbiamo perso palla a centrocampo, abbiamo subito il contropiede e abbiamo subito il gol. Ecco, questo è un aspetto mentale, fisico o di cos'altro che deve essere corretto? Ovviamente devi, come per le giocate in fase offensiva, bisogna allenarci, bisogna ripetere il gesto più volte, perché la ripetitività del gesto
ti dà l'impulso poi nel momento in cui perdi palla di andare immediatamente a riaggredire o di cercare di andare a accorciare in avanti per cercare di recuperare più seconde palle possibile. Però questa è una cosa che ovviamente è nel tempo. La prossima settimana per esempio noi faremo due doppi sia mercoledì che giovedì, proprio perché abbiamo necessità di stare sul campo, abbiamo necessità di dare tutte, di trasferire più cose possibili ai calciatori, e quindi è ovvio, in quattro giorni quello che si può, quello che sicuramente ci vedremo qualcosa di diverso, quello ne sono sicuro, e come ho detto prima me l'aspetto dai ragazzi. Però sono tutte questioni che sono d'accordo che noi dobbiamo toccare e dobbiamo farlo nel più velocemente possibile. Mister Fabrizio La Rocca, Voce Libera Web, sintetizzo la domanda. Nella sua conferenza di presentazione, anzi di ripresentazione, ha detto: devo poter contare su dei guerrieri, devo poter contare su chi ci crede davvero, di potercela fare a partire da adesso, perché il campionato, nonostante la partenza negativa, non è compromesso. Allora le chiedo, questa disponibilità assoluta di sposare la causa l'ha trovata? Assolutamente sì. Poi grazie. Il termine guerriero per me racchiude un fatto semplice, determinate caratteristiche. Cioè il guerriero per me non è quello che tira cazzotti in mezzo al campo, il guerriero secondo me è quello che vomita in mezzo al campo da quanto corre, il guerriero è quello che rimane lucido nei momenti di difficoltà della partita, che ce ne saranno in ogni partita, il guerriero per me è quello che non si risparmia in allenamento neanche di un centimetro, il guerriero per me non è quello che si preoccupa solo di fare il suo compitino e di non prestare soccorso o di mettere al primo posto altre situazioni. Il guerriero per me è quello che mette al primo posto il Catania e non l'io. Il guerriero per me è un insieme di tante cose. È un insieme di tante cose, perché a me se c'è una cosa che sopporto male è se uno guarda solo al suo orticello. Qui noi si ragiona da gruppo. Qui c'è questo scudettino che viene davanti a tutto. Il resto è tutto secondario. Il resto è tutto secondario. Il nome che c'è dietro sulla maglia conta meno di quello dello scudettino che c'è scritto davanti. Quindi io quando indico il termine guerriero, indico delle persone pronte a tutto per cercare di vincere le partite. Col sacrificio, con la serietà, con la professionalità, con la voglia di migliorarsi, con la voglia di non mollare mai, con la voglia di credere, di ribaltare delle partite che magari anche in due minuti fare due gol e ribaltare una partita al 90esimo, al 95esimo. Per me il guerriero vuol dire quello, non vuol dire quello che sa fare a cazzotti o no. Un guerriero vuol dire, un guerriero per me sportivo è uno che fa qualunque cosa, poi magari non ci si riesce, perché non è che tutte le partite si potranno vincere, però è quello che farà di tutto per cercare di risolvere questa situazione. Grazie. Niente. Buongiorno mister, Daniele D'Alessandro, Quotidiano di Sicilia, bentornato innanzitutto. Grazie. Mi riallaccio alla domanda del collega Damiano Tucci a proposito di singoli. La Dinetti doveva essere il faro del Catania in mezzo al campo e doveva dirigere la manovra, ma ha incontrato diverse difficoltà. Come l'ha trovato dal punto di vista psicologico? Da cosa sono dipese queste difficoltà secondo il suo punto di vista e se può essere importante per il Catania? Grazie. Sì, allora, ora domani per l'appunto potrebbe non essere a disposizione, però l'altro giorno qualcuno di voi mi ha detto quali sono i giocatori che... La Dinetti era un giocatore che era stato proposto alla Ternana in Serie B, quindi da un punto di vista qualitativo è un giocatore che ha delle doti importanti, che ha dimostrato nei precedenti campionati tra Olbia e Pontedera di poter essere un giocatore molto interessante. Catania non è Olbia o Pontedera, si ritorna lì alla scala e come si chiamano gli artisti di strada, no? È diverso, non è detto che non ci può arrivare, non è detto che non possa diventare un giocatore importante come lo è stato, come è stato giustamente considerato, perché aveva tanti estimatori la Dinetti, cioè un giocatore che era richiestissimo, però ora si trova, ora al di là dell'infortunio, si trova in questa situazione. Se dimostrerà, come credo, come ho detto il primo giorno,
di essere ancora presente, di avere voglia di affermarsi, perché affermarsi in questa piazza ti apre tante possibilità di carriera. Quindi se lui sarà disponibile, come fino a che si è allenato è stato disponibile, io penso che è un altro giocatore recuperabile. Cioè, non scordiamoci, io quando sono arrivato qui la seconda volta, Bende era giocatore in difficoltà, Pinto era giocatore in difficoltà, insomma anche l'altra volta quando arrivai sembrava che dovessimo cambiare tutti, no, ci siamo messi lì, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cominciato a far giocare, abbiamo lanciato Biondi, abbiamo fatto tante, tante belle cose, perché poi la gente ci ha anche aiutato, perché è così, no? Perché l'ho detto la prima volta e lo ripeto, io non mi ricordo, non so se voi avete avuto la curiosità, siete andati a vedere, no? Non ho mai visto una squadra vincere quando è contestata, cioè ho sempre visto perdere, perché poi alla fine perdi, no? In una situazione del genere. Quindi io ho chiesto a tutti, ma non, è superfluo, perché il tifoso catanese lo fa di suo, però in questo momento, fino a gennaio, di aiutarci a cercare di fare più punti, noi dobbiamo fare più punti possibili da qui a gennaio. Poi a gennaio ci mettiamo lì, guardiamo cosa funziona, cosa non funziona, cosa non ha ancora funzionato ma potrebbe funzionare, e cosa magari ha funzionato però potrebbe non funzionare più. Questo. Però da lì al 23 dicembre, mi fermo anche un po' prima, 23 dicembre, ultima partita dell'anno solare 2023, ma tutti nella stessa direzione, tutti nella stessa direzione. Non vedo altre alternative, anche perché io non è che sono la lampada di Aladino, che io vengo e porto tutto quello che posso dare al Catania per cercare di uscire da questa situazione, perché sono convinto di uscire da questa situazione e voglio uscire da questa situazione.